Quello è vero. E torniamo al famoso discorso in cui no, c'è Messi, Ronaldo, però Ibra non ce lo scordiamo mai. No, no, certo. Magari. Beh, solo anche un cioè, po' non, l'anagrafe. Poi dopo, nel momento chiave viene sempre sottovalutato, quando va in realtà, almeno nelle competizioni nazionali, ragazzi, cioè, penso che negli ultimi anni abbia vinto più di Brahim Cialli nelle competizioni nazionali. No, ha vinto solo un anno, non ha vinto lo scudetto da quando cioè, insomma, via. Sì, è vero, vero. Solo un anno. Solo De Allegri riusciva a far vincere lo scudetto da Ibrahim. No, sono arrivato anche un anno all'Ajax. No, no, sì, io mi ricordo. Credo 16, siamo due. 17 stagioni, 16 scudetti. No, credo 15 se non vado errato, perché mi ricordo che un anno all'Ajax, ma era proprio all'inizio, neanche giocava tanto. Non forse non era titolare, io parlo da quando è titolare Ibra. Sì, sì, no, sì, sì, sicuramente sì. La trattativa, se fosse questa, andrà a finire come dite voi. Cioè che poi è il PSG che paga. Anche perché il PSG come, c'ha tanti soldi. Esatto, per come la vedo io ci sarebbe da rivedere un attimo. La dichiarazione del presidente del PSG che ho sentito ultimamente è stata: noi volendo nello stesso anno possiamo fare sia Messi che Cristiano Ronaldo. Perché a noi del fair play finanziario non ce ne frega, non ce ne frega un cazzo. Mandiamo a fanculo il fair play finanziario. Ma fanculo, anche invece potrebbe salvarci, però noi lo mandiamo a fanculo. No, c'è una cosa piuttosto vi volevo dire. Cosa già scordata? No, torniamo sulla stagione che è appena finita e direi di fare una piccola battuta su quella che è stata comunque la stagione della Juve, che il campionato l'ha vinto e dopo il campionato ha aggiunto anche la Coppa Italia, che l'ultima volta non c'era ancora stata, è in finale di Champions, vabbè adesso parte ovviamente sfavorita, succederà quello che succederà, non importa, è comunque una stagione importante per una squadra che, voglio dire, non so quanti avrebbero mai scommesso che sarebbe riuscito ad arrivare così lontano. Nessuno. Quindi, voglio dire, forse può essere un po', adesso non dico da tifoso Juve, anche la dimostrazione di come poi obiettivamente in Italia, investendo bene, con acquisti mirati, eccetera, si può riuscire anche, ma ci vuole anche la fortuna di passare con Real, per carità di Dio, però a poter quantomeno provare a insidiare questi strumenti. Poi effettivamente Allegri non si è rivelato quello che tutti pensavamo che fosse, c'era cioè un brocco, e si è arrivato un allenatore molto bravo, non è stato competente. Le partite che ha preparato quest'anno, quelle importanti, sono state tutte preparate abbastanza bene, secondo me. Entrambe le partite con Real sono state preparate in modo che il Real di coprire le ripartenze, che sono la cosa più importante da coprire del Real, perché a differenza del Barcellona fatica molto a impostare il gioco. Sì, sì, quello è vero, ma forse sai, anche un po' il segreto è anche questo, cioè comunque una squadra che... È umile. Beh, ecco, vedi anche la finale di Coppa Italia. Infatti avete rischiato di uscire con l'unica squadra in tutta la Champions che era più umile di voi. Sì, non Monaco, che comunque giocava anche loro molto organizzato, molto aggressivi, sul portatore di palla. Sì, io rubavo una partita pure in Europa, però vabbè, ci sta. Vabbè, dai, però... Ci sta, l'ho detto subito, ci sta. Perché, ragazzi, tu sei contento, io sono contentissimo, anche perché è la dimostrazione che è ovvio che il fattore determinante è lo stadio di proprietà, no? Moltissime parte da lì, certo. Però è fondamentale sottolineare che quando c'è effettivamente un ottimo lavoro di riassetto societario, quindi una programmazione e un progetto, poi il lavoro paga. Questo è un anno che magari mettiamoci la percentuale importante di culo, no? Che avete detto adesso è veramente un anno cruciale per la Juve, quindi è andato tutto bene. Perché oggi, per esempio, parlando con un altro mio amico juventino, che tra l'altro saluto Daniele, perché folle, ha realizzato penso il sogno di tanti, cioè appena finita la partita con Real stava su internet e ha detto: ma sai che c'è, ma vaffanculo, io prendo il biglietto per Berlino, nel senso l'aereo, poi si vedrà là. Quindi lui andrà, è un eroe. No, parlando di questo, ad esempio, Rugani, difensore centrale dell'Empoli, ottimo, fortissimo. Proprietà di Juventus, poi già si parla e magari lo daranno alla Sampdoria, però la Juventus rispetto a altre società, quantomeno il lavoro che ha anche sui giovani, ce ne ha tantissimi in giro, oltre al fatturato che hai, lo stai di proprietà, ai soldi della Champions, insomma già anche per il prossimo anno, investendo bene, ti rifai un altro squadrone che veramente può diventare... Può diventare una di quelle squadre a livello europeo che quest'anno è stata un sogno poterci arrivare in finale, dal prossimo anno potrebbe ritornare ad essere un obiettivo stagionale quello di puntarci seriamente. Certo. E questo è un percorso che viene da anni. Sì, sì, no, certo. Quindi tante società secondo me stanno perdendo tempo e il Napoli su tutti per fare un piccolo passo indietro. C'è anche il Milan del Bonsax, tutto questo. Sì.
Il Milan, sì, anche lì c'è da sbragare completamente alcune cose, secondo me. Però per ritornare sul Napoli, perché è vero, io una piazza, insomma, dico sì, sono contento di questo colpo di scena, sono quinti, ma perché sono anni che lo dico. Com'è il Napoli? Non c'ha quell'elemento paventato dal suo presidente, non ce l'ha. Ricordo 2 anni fa andarono a giocare l'amichevole estiva col Barcellona e videro la cantera, tornò De Laurentiis in Italia, anche noi faremo la scugnizzeria. Sì, dov'è? Certo. 2 anni calciatori lanciati dal Napoli? Ovo. Beh, però per organizzare una cosa del genere ci vuole, per carità. Spero lo stiano facendo, capito che voglio dire? Certo, spero lo stiano facendo. Non mi sembra, da quello che vedo, che lo stiano facendo. Questo purtroppo, sai, è anche una di quelle cose che si dicono quando le cose vanno male. Ricordo anche Berlusconi qualche anno fa che diceva: voglio una squadra under 21, poi in realtà compra brocchi finiti di 40 anni. Allora, tra il dire e il fare c'è la Juve che poi ha concretizzato alcune teorie. Il fatto della Juve, infatti, quello non è che spende cifre esorbitanti. Se poi è stata costruita con pochi soldi, esatto. Pochi mirati, cioè, se vedere questi gli ultimi anni, quelli più grossi sono stati Diego e Felipe Melo, e sì. Gli ultimi non sono stati costosi. Forse il più costoso è Bonna, che paghiamo una decina di milioni. Forse Bonna e Ramucci sono stati quelli più costosi gli ultimi anni. Per il resto sono stati comunque tutti acquisti mirati, che alcuni sono andati bene, alcuni male, però la Juve ha rifatto sempre i soldi con i giovani. Se va a vedere i migliori giovani italiani, soprattutto, sono tutti della Juve. Sì, comunque sono stati in passato. Sono stati comunque della Juve, quindi molto. Cioè, vedi Immobile l'anno scorso, parte di Morata è stato pagato con Immobile. Allora è questo il punto, cioè il Milan ha magari, ce ne ha di giovani buoni, soprattutto la primavera, ma anche gli allievi ci sono, giovani importanti, il Milan, l'Inter stesso, anche la Lazio ce li hanno, poi manca il coraggio di o lanciarli in prima squadra, ma quello può essere più difficile, o comunque trovare delle società che li facciano giocare, come invece la Juve riesce a fare bene, perché questo c'è, cioè, Rugani, Berardi, Zaza, e ci stanno tanti altri che non ricordo, ma comunque poi riesce a valorizzarli. Questo è Iago Falchi, è passato. Sì, Iago Falchi, cioè, riesce a valorizzarli, cose che le altre società non riescono a fare, o riescono a fare in minima parte, cioè o esce fuori il fenomeno o il buon giocatore che, per dirti adesso, a parte De Sciglio ha fatto una data anche da dimenticare, però De Sciglio non è stato male, però comunque quello ha già 25-26 anni, sì, però il Florenzi della Roma, della Lazio, sono casi a parte che sì, però vedi, per esempio l'Inter con Bonazzoli, che è considerato, io ho sentito parecchio, lo stesso Puskas, 97, fortissimo, 19, scusami, sì, segna parecchio, il 97 più forte d'Italia. Io non l'ho detta io sta cosa, ma guarda, questo non te lo so dire, però l'ho sentita da gente che dice di intendersi di calcio giovanile nel livello italiano. È bravo, te lo garantisco, te lo no, io l'ho visto giocare dal vivo io, e un bel giocatore, l'ho visto giocare pure con l'Inter. Allora, devi comprare l'attaccante, cioè tu devi comprare 2 attaccanti il prossimo anno, se sei niente, perché ne devi comprare, certo. Cioè, non puoi andare in giro solo con i Gardi e Palacio, devi comprare 2 attaccanti. Allora, perché non ne compri uno e fai giocare a sto ragazzino, invece di darla alla Sampdoria, che c'ha Eto, Eder, quello, Muriel, quell'altro, Muriel, dove non ce l'ha? Mai! Sì, probabilmente. A meno che non perde tanti pezzi. Cioè, se lo devi tenere, se lo devi mandare alla Sampdoria, per farlo sta in panchina alla Sampdoria, ma quando sta in panchina all'Inter, ogni tanto lo fa entrare, magari fai giocare le partite della Coppa Italia, tanto dalla Coppa Italia. Sì, no, cioè, infatti quello è il punto, cioè Rugani è andato all'Empoli, c'è società che lo devi far giocare, cioè, ragazzino, lo devi far giocare. Meglio lo mandi in anno in Serie B piuttosto che lo dai in anno, non fa niente. Infatti, vedi la strategia juventina qual è? Perché diciamo sempre ce ne ha tanti in giro. Il Milan, tu hai citato De Sciglio, no? O io ricordo Santon, lì, sì, alcuni casi di questi qua. È forte, lo lanci, lo fai sordi in prima squadra, magari fa la prestazione da sé, fa il suo compilino, eh? E che fai? Lo fai diventare immediatamente titolare, cioè passi da un estremo a un altro. Non troppo, dal bruciarlo al o farlo finire nel dimenticatoio. La Juve, secondo me, c'ha questa caratteristica, e comunque con degli accordi importanti, che la strategia è anche quella,
piazzarli nelle piazze magari giuste e farli crescere con calma. Sì, sì. Alla fine Berardi il secondo anno è stato a Sassuolo, certo, ad esempio. Quindi già in 2 anni lo hai visto, non è che dopo la prima stagione al Sassuolo l'hai preso. Sì, sì. L'hai visto un'altra volta. Non è detto che già anche questa, anche perché onestamente Berardi non è forte, ma sì, forse non è d'accordo con te. Però quantomeno l'hai visto 2 anni. Invece che fai con il Ciglio? Non è il solo fatto che magari devono arrivare alla Juve. Esatto, cioè Berardi e Zaza adesso quanto valgono in 2, 25 milioni, non uno. Certo, in totale, però sono 25 milioni che se la Juve sposti. Che sposti e la Juve ci fa mercato quest'anno. Quindi è quello che niente, secondo me è anche per in vista già ad esempio proiettandosi sul prossimo campionato, lui li vedo che spostano, si, al momento si spostano di poco. Tra l'altro è quello che si spostano di poco allargando, sì, allargando la Juve. La Juve già adesso ha preso Chedira e Dybala e già sta ancora più avanti delle altre che sono molto indietro. Soprattutto Chedira. Dalla Roma in giù sono molto indietro. Sono molto indietro e per recuperare un gap così elevato ci vorranno 4-5 anni. Quanti punti ha fatto la Juve del campionato? 84? Sì, qualcosa del genere. 84? Si è fermata. Sì, erano da rispetto ai 103, quei famosi 20 punti che ci ha detto che se anche non li facevi vince il campionato. La differenza infatti che volevo dire prima tra Allegri e Conte è questa, che Conte aveva questo obiettivo di fare il record di punti a tutti i costi, anche se aveva vinto il campionato già dalla giornata prima. Allegri è stato molto più intelligente, ha gestito bene, bisogna dare in atto, ha gestito bene la squadra, sapendo anche cambiare modulo quando serviva, cosa che invece Conte non è riuscito a fare. Un po' fissato con questo 5-2 che in Europa si è visto che non va comunque non dare risultati. Il doppio esterno in Europa per forza. Quindi ecco, è stato bravo magari a alternare partite in Italia con 3-5-2, partite in Europa con 4-3-1-2. Ma l'ho visto, cambiava anche il corso, magari quando sei in passaggio ti devi coprire passi alla difesa 3. Lo provare in campionato. Cioè, è stata un'opportunità che molti allenatori la usano per disperazione, quindi Inzaghi. Però lì è quando c'è la punta, però adesso ho fatto il primo esempio che mi è venuto in mente, che è più vicino. Ciao Pippo. E invece Allegri è stato, cioè, ha usato un modulo che già conosciamo bene i giocatori, più piano piano, io mi ricordo all'inizio non andava benissimo il 4-3-1-2 alla Juve, piano piano è riuscito a farlo venire bene, cioè, quindi alla fine in Europa è riuscito a giocare bene con quel modulo. Sono un po' stupito del Sassuolo che parla bene di Allegri. Sono gli stupidi, non cambio idea. Io all'inzio ho detto che Allegri con l'Angelo, il bidone a Celotti alla Juve, voglio dire, ci sta, cambio. Non va bene una piazza e poi dopo scopre. Se si tifosi della Juve non lo volevano Allegri. Io se fosse Tommaso. Questa è la cosa bella della Juve, che la società se ne fotte di quello che dicono i tifosi. E secondo me la cosa che devono fare le società, se ne devono fottere. Ma alle volte il problema è quel contrario, perché quelli del Milan se ne fottono i giocatori di tifosi, forse un po' di ragioni li avevano, li hanno tuttora. Sì, però comunque la società, se c'ha un'idea, progetto, lo deve portare avanti. È irrilevante quello che dice il tifoso, mi dispiace dirlo, però è così, cioè se tu ti fai influenzare da quello che dicono i tifosi, certo. Fai una finaccia. No, una cosa che mi colpiva dall'ultimo discorso che avete fatto, da collegare con le ultime dichiarazioni fatte da Garcia riguardo la Roma e il gap con la Juventus, è che stiamo parlando di un allenatore che a ottobre dice, finita la partita della Juventus Stadium in cui la Roma perde 3-2, ho capito che questa squadra non ce l'ho scudetto. Arriviamo a giugno, va davanti alle telecamere e dice, ho capito che il gap con la Juve non si accorcerà nei prossimi anni, di questo passo lotteremo per il secondo posto, che è il campionato dei normali, mentre la Juve gioca per lo scudetto. Com'è possibile, secondo voi, che sia cambiata così tanto la visione di un allenatore e quanto c'entra forse anche un po' l'ambiente Roma in questo? Benvenuto in Italia. È parto presto, ragazzi. Non ci ha messo neanche un po' troppo. Cioè, benvenuto in Italia, mister Garcia, finalmente. Cioè, lei è venuto a fare il profeta della chiesa che si spostava. comunque è un personaggio simpatico, in realtà, di là di tutto. Dalla chiesa, di là, però, se posso dire la mia, secondo me il problema grosso della Roma, della Roma, ha un nome e un cognome. Francesco Totti, non sai per dire, immaginavo. Cioè, per carità, un po' prendere. Ma però ce n'è pure un altro, scusate. Daniele De Rossi. No, Daniele De Rossi.
non so il nome, so il cognome, che è Gervinho. Ah, e dico, infatti, cioè, credo che sia il giocatore che io voglio una birra. È più scalato in un anno. Ma la Coppa d'Africa non so quanti anni erano, non vedevo, no. Calà, un giocatore da un altro così tanto. Semplicemente Gervinho era scarso prima ed è scarso adesso. Sì, siamo d'accordo tutti su questa cosa. Però non capisco come ha potuto fare un anno come quello dell'anno scorso. Ma ci può stare un anno in cui fai un buon campionato. Ma quello dell'anno scorso non è stato un buon campionato. È stato un campionato clamoroso da parte del Gervinho. Sì, un buon campionato nel senso per lui è stato un gran campionato. Per abituati a certi standard, sì, è stato. Però Totti deve smettere. Io su Garcia voglio dire che la dichiarazione di ottobre vinceremo lo scudetto è stata un po' per caricare i giocatori, ma non aveva ancora capito l'ambiente in cui stava. In quel momento ha detto, dicendo quella cosa, ha dato troppa pressione ai giocatori, secondo me. Sì, forse sicuramente ha l'ambiente si aspettava effettivamente di vincere lo scudetto. È quello che forse secondo me non ha capito Roma nemmeno come funzionava l'ambiente, perché poi sono cose che non ti perdono. No, esatto. Adesso al contrario, ha fatto questa dichiarazione secondo me un po' per spronare la società a dire: avete visto, la Juve ha vinto. È in finale, già è forte, ha già preso Dybala e Khedira. Noi che vogliamo fare? Vogliamo competere con la Juve, quindi facciamo campagna acquisti. Oppure lottiamo per il secondo posto ancora? Io la vedo così. Però voglio dire, anche lì stiamo parlando di una società che la campagna acquisti non è che non l'abbia fatta, non l'abbia sbagliata. Però quando tu prendi Turbe a 25 milioni di euro, non è che stai proprio risparmiando. Aspetti che Turbe mette il turbo. No, certo, sì, però voglio dire, non ti stai risparmiando sicuramente. La Roma ha speso 80 milioni. Ah, ok, quello che ti dico. Al netto delle cessioni. Nel senso, ha sbagliato secondo me in maniera grossolana e anche abbastanza dilettantistica la campagna acquisti di gennaio. Porca miseria, da via adesso. E adesso si ritrova sul groppone i giocatori della Serie B. Cioè, Ibarbo, giocatore della Serie B, assieme solo al Milan. Ibarbo ha fatto 5 gol in 112 partite ed è un attaccante. Tu capisci che non è il caso. Ma Berardi, quanti ne ha fatti al Milan? Di questi anni? Però Berardi lo odia al Milan. Ma anche io ce l'ho sempre contro. 8 in 2 partite. È poco Micardi che odia la Juve. Mamma mia, sempre così. Ci sono dei giocatori che ci però Berardi ne fa uno a volta, cioè segna sempre. Perché Berardi ne fa 4 volte di 4. L'anno scorso io avevo contro Berardi a porta io a Biadi. Cioè, quest'anno contro Berardi e vabbè, fortunatamente il portiere ma perché? Sei Diego Lopez, un Sassuolo, se non era. No, sì, no, vabbè, insomma, Maria fece la guaglia. Considerando che però Diego Lopez è un buon portiere. Sì, un buon portiere, un po' da quegli anni, un peccato solo per quello, perché non so quanto vorrà garantire ancora, però è un buon portiere. Beh, sicuramente uno dei migliori portieri che ci stanno in giro. Mi dispiace sia calato un pochino il livello di Andanovic, cioè, che da dischetto è un fenomeno. Perché? Perché dobbiamo, non si parla di Inter. Ma no, perché io ho raccontato di Andanovic, cioè, un rumeno che spaccia qualsiasi cosa. Ah, ok. Vabbè, non lo so perché Andanovic è calato, cioè sì, lo so, c'ho un'idea mia. Forse vuole andare via. Sì, io spero che lui se ne vada, però devo essere onesto. Sta rinnovando, però con una clausola che... Se vuole scappa. No, alcune squadre, che per alcune squadre è libero, cioè non so più su quali so. Credo ancora, no, da queste sicure non lo so. Comprato il Manchester United, ma non ci sono squadre. Cioè, può scegliere le squadre. Io non vedo squadre che hanno necessità di un portiere. Io penso di squadre, intendo. Io penso al Manchester, perché a quanto ho sentito pare che Casillas va via dal Real e il Real si via di Gea del Manchester. E quindi chi senti para a Manchester? Ah, certo. Per caso sì. Lo vuoi a Viterbo, Casillas? No, se fai accrediti all'ingresso, sì, volentieri. Se li giochiamo con le tedesche ci puoi giocare. Anzi, io userei per tenermi libero il posto per fare le imprese. Ragazzi, se aiutate il povero gatto, se fate quelle cazzo di riprese di domenica, vi mettete sempre lì davanti a rompergli i coglioni. Perché ancora non avete capito che quel posto è mio? Cioè, uno, è mio, cioè, è solo quello che fa le riprese. Puttana Eva! Io! Cioè, non è che vediate tanto, è una sedia, non è prendo tutto il balcone. No,
una sedia. Ma poi spesso anche gente che non deve fare riprese. Ma no, sta lì dietro, che cazzo volete? C'è una tribuna sana. Vogliamo andare a fanculo chi ti occupa il posto? Ma sì, ma fanculo, merda. Basta. Allora, comunque, allora faccio una sintesi. Cioè, sì, sulla Roma sono d'accordo con Emiliano tutta la vita di Francesco Totti, perché non puoi avere la moglie piena e la brutta piena, no. La moglie piena sono la moglie piena. Cioè, non puoi pretendere di vincere uno scudetto con Totti titolare, punto. Questi cari amici romanisti, ma avere una ragione. Bravo, neanche con Dumbia titolare. Che non può essere Totti, che non Totti. Fa giocare Verona con Totti. Ricordo, bello, grazie, spettacolo. Quell'altro argomento me lo sono dimenticato, però volevo dire una cosa sul Milan. No, grazie, sul Milan Inzaghi, cioè nel senso che la nota positiva del Milan secondo me è Filippo Inzaghi. Oh, grande Pippo. Per un motivo in particolare, nonostante, cioè fino all'ultima giornata ha difeso a spada tratta una squadra indifendibile. Questo è un atteggiamento puro da gran signore, da grande allenatore. Poi io auguro a Inzaghi di fare finalmente un'esperienza come... Io da tifoso del Milan, cioè Pippo lo adoro, come uomo assolutamente, come allenatore spero che faccia il percorso che merita. Io non ce l'ho con lui, non me la sono presa con lui durante l'anno per come allenato la squadra, perché obiettivamente già fanno una rosa schifosa, più chiaro gli errori si fa. Punta di piedi quando c'è il Milan, squadra decima in campionato, schifosa, 52 punti, una cosa ridicola. Ho visto delle cose che io mai nella mia vita l'ho vista. Beh, se fanno male, 52 punti in zona del Milan che facevano un girone. Cioè, beh, quest'anno la sconfitta in casa ho visto prendere dei gol che mai in vita mia ho visto prendere. Ma poi sono meritate, tra l'altro, tutte meritate, detto male. tutte dalla prima, tutte meritate. Pure quando hai vinto meritavo che perdi. Sì, pure a certe volte sì. Mettiamo il Cagliari, che forse un po' mi siete anche saputo. Mettiamo il Cagliari in una nuova andata, sì, che se meritavo di perdere, poi no, vabbè, no, perché la mandata, insomma. No, ecco, ha fatto i suoi errori, come giusto che sia che un allenatore giovane faccia i suoi errori, quindi spero che in futuro questo è stato più che una scuola, perché tutto quello che dovrebbe essere storto è andato storto quest'anno in Milan. Di sicuro, quindi, comunque andrà prossimamente a meglio, sicuramente non è in Serie B. No, ma vabbè, se non ce l'ha con Milan, però magari c'è una squadra promossa, però è comunque più onorevole della stagione mia. Quell'aspetto secondo me è anche spendibile sul mercato, cioè sì, da parte sua. È stata, lui ha fatto tutta la gavetta in un anno, secondo me. Sì, il fatto appunto di difendere una squadra. Mi ricordo la puntata c'è stato due o tre settimane fa con Boban che lo incalzava, no? Sì. Che gli voleva far dire.